Lo studio Immunogen che abbiamo condotto efficacemente all'Istituto Romagnolo per la cura dei tumori di Neomadori, un IRCCS del Servizio Sanitario Nazionale, ci ha permesso di portare ad evidenza questa molecola, che è una molecola che noi chiamiamo PIV, in maniera molto più, diciamo così, rapida, ed è un anticorpo monoclonale immunoconiugato che colpisce selettivamente le cellule leucemiche mieloidi acuta CD123 positive in pazienti ricaduti o refrattari. C'è anche un piccolo braccio per una malattia molto molto rara che si chiama plasmocitoide dendritic cell leucemia. Tuttavia i dati che abbiamo portato in questo convegno mostrano come la maggior parte di questi pazienti ha una buona risposta terapeutica, ottenendo una remissione quasi completa nella maggior parte dei pazienti, e quindi dando una grande speranza ai nostri malati che finalmente possono sperare di avere questa medicina all'interno di un protocollo sperimentale a disposizione non solo sul territorio nazionale ma a livello mondiale. La comunicazione verrà portata all'evidenza sabato mattina e questo sarà sicuramente un punto di partenza per lo sviluppo ulteriore di questa molecola insieme con venetoclax e azacitidina, due farmaci estremamente attivi nella leucemia mieloide acuta in trattamento nella ricaduta o nella refrattarietà, quindi la ripresa della malattia. Il congresso internazionale dell'American Association of Hematology che si tiene in questi giorni a New Orleans è anche l'occasione per incontrarci a livello europeo con le più grandi istituzioni che si applicano per ottenere risultati di cooperazione a livello non solo europeo ma internazionale. E quindi l'European Leukemia Network si ritrova quasi sempre la domenica mattina, e con cui noi abbiamo recentemente fatto un particolare importante progetto di ricerca che è stato proprio in questi giorni finanziato dalla Comunità Economica Europea proprio sui malati di leucemia mieloide acuta ricaduti e refrattari. È un'occasione di incontrare praticamente i nostri amici che insieme con loro stiamo costruendo una parola molto difficile, si dice framework, una cornice dove vorremmo che tutti i malati di leucemia mieloide acuta avessero lo stesso trattamento e la stessa possibilità di cura a livello europeo almeno. Noi sappiamo che in questo momento ci sono circa 22.000 malati di leucemia che stanno purtroppo ricadendo in Europa. E questo è un dato drammatico che dice quanta ancora strada dobbiamo fare, e la possiamo fare solo ed esclusivamente se lavoriamo insieme. Lavorare in rete a livello europeo con le migliori istituzioni europee è l'unico modo per avere un futuro di cura per i nostri malati che si stanno ammalando. Il propensity score è una idea molto intelligente dei nostri colleghi del gruppo di biostatistica di Roma, del GMEMA, i quali hanno detto: ma perché fare di nuovo un programma terapeutico randomizzato prospettico nel futuro? Cioè far patire ad altri nostri centinaia di nostri malati una cosa che sappiamo già qual è il risultato, mentre invece perché non fare un virtual trial, cioè mettere questi malati, prenderli, matcharli in maniera perfetta con quello che adesso è il miglior trattamento nella leucemia acuta, cioè il VFLY, il venetoclax associato alla fludarabina e alla racidarubicina, e provare a vedere da questo match se il trial randomizzato può essere evitato. La risposta è sì. Possiamo dimostrare che questo virtual trial, questo avatar che abbiamo costruito, dimostra come è possibile evitare ai nostri malati di fare un programma terapeutico prospettico per 3-4 anni, le risorse che servono per fare questo trial, ma soprattutto evitare ai nostri malati di fare una terapia che ormai è diventata lievemente meno innovativa di quella che noi andiamo a proporre relativamente domenica mattina e lunedì pomeriggio in quelle due comunicazioni orali che sono state identificate come best of ASH al 2022 qui a New Orleans.